No, va bene, se io riuscite a spegnere l'acqua, va bene, un po' meglio. Vabbè, poi l'ingegnere Guido mi deve sempre spiegare qualora si coinvolgono i privati ad investire, Guido non è poi i privati che cosa chiedono in cambio. No, però è una brutta assolutamente personale. Ognuno deve esprimere liberamente quello che pensa circa il tema. Grazie. Adesso parto direttamente senza parlare di quello che è successo prima. Era il 2010 quando abbiamo iniziato a mandare le prime foto in internet all'interno della Maddalena, credo che nessuna persona qui se la ricordasse. Tanto è vero che mandandola in internet, su Facebook e queste cose qua, la gente mi chiedeva dove fosse questo posto, pure persone che abitavano di fronte. Siamo entrati all'interno della Maddalena e ci siamo quasi innamorati. E abbiamo cercato di fare delle azioni sul territorio sensibilizzando i cittadini aversani, con la portafili, ma sono partito io personalmente. All'epoca forse il Movimento 5 Stelle non faceva parte della mia natura, quindi autonomamente ho fatto una richiesta al FAI, al portafili, tutte queste belle cose qua. Dopodiché, entrando in contatto con il Movimento, abbiamo deciso di muoverci all'inizio. Quest'estate abbiamo un po' anticipato tutti quanti, perché all'inizio di luglio praticamente abbiamo portato un nostro deputato all'interno della Maddalena e già avevamo prestabilito di fare comunque un'interrogazione parlamentare al di là io lo chiamo in una maniera un po' particolare, dell'editto Menduni, perché Menduni con quel foglio che ha cacciato via praticamente ha fatto una specie di piccola rivoluzione. E quindi già eravamo partiti, questo ha accelerato tutto, il bando di Menduni ha accelerato assolutamente tutto. In una conferenza stampa di una settimana fa il sindaco ha detto che praticamente comunque non si capiva esattamente perché fosse stato fatto questo bando e principalmente la finalità di questo bando. Adesso si riesce a capire perché Menduni, con una lettera aperta ad Aversa CEI, dice che lui praticamente questo bando l'ha fatto solo per provocare, perché all'interno del tavolo di lavoro dell'anno scorso le meritorie iniziative si sono poi fermate per intromissioni poco chiare, tanto che l'Università di Ingegneria, dice Menduni, ha manifestato esplicitamente delusione e malumore. Quindi il tavolo di lavoro si è rotto per queste intromissioni poco chiare. Poi il sindaco magari se me lo vuole dire, magari lo sa meglio di noi, anche perché non abbiamo assolutamente accesso a quegli atti, non abbiamo avuto accesso al protocollo d'intesa, non sappiamo esattamente quale progetto è stato portato dal sindaco, ma di queste cose ne parleremo più in là. Adesso voglio andare un poco oltre. Allora, arriviamo al cosiddetto piano regolatore. Io parlo di quello che sta in internet, perché se andate all'ufficio tecnico, in cartaceo vi danno un altro piano regolatore. Sono due cose diverse. Non si riesce a capire quale dei due sia quello giusto. Se chiedi un certificato sul piano regolatore, uno te lo vuole fare sul cartaceo, un altro te lo vuole fare su quello pubblicato in internet. Io parlo di quello pubblicato in internet, dove non c'è la cosiddetta zona F della quale parla il sindaco, che però va individuata in quella su internet con la zona A1. Allora vi dico qual è la zona A1? È tutta quella del blocco storico della Maddalena. E la zona A1, secondo la dizione del piano regolatore, dice edifici di particolare interesse storico, artistico, monumentale, notificati e vincolati ai sensi della legge 1089 del 39. Pare che comunque non siano stati mai notificati, non è colpa di questa amministrazione, è colpa sì, però bisogna comunque notificarla alla... Vabbè, non pare che non siano stati mai notificati. Andiamo oltre, perché in questa zona 1 non viene compreso il Leonardo Bianchi ed il vecchio Leonardo Bianchi? Il vecchio Leonardo Bianchi è quel piccolo edificio nel quale stanno facendo la loro meritoria opera, lo devo dire, quello di Fuori di Zucca. Ebbene, quel piccolo edificio nel 1911 ha vinto un premio per essere una delle migliori strutture, sanitarie d'Italia. Sembra strano. È stato fatto fuori dalla zona rilevante a livello storico ed è stata compresa nella zona praticamente parcheggi. Cioè c'è un P a fianco a quello stabile, mentre il Leonardo Bianchi però è rimasto nella zona verde, quindi un po' si è salvato. Andiamo ancora oltre. La gente che legge questo piano regolatore dice, bah, vabbè, fondamentalmente la Maddalena in parte è tutta vincolata per quanto riguarda la parte storica e in parte zona verde e area parcheggi. Sono ben contenti tutti quanti di questo, però se andiamo a vedere le norme di attuazione iniziamo a capire che qualche cosa
ci desta dei sospetti. Allora, queste sono definite zone di quartiere, zone di servizio, eccetera, eccetera. Nelle aree destinate a verde pubblico è consentita soltanto la realizzazione dei manufatti necessari per la gestione, l'utilizzo e l'arredo del verde stesso. Di questo siamo tutti felici, e meno male. Oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la sistemazione a verde. Compatibilità, che la decide chiaramente il Consiglio, che fra parentesi il Consiglio Comunale, previa autorizzazione della provincia, può anche derogare a questo piano regolatore. Andiamo oltre e qua andiamo nell'area parcheggio. E forse in questo frangente esce quel famoso centro commerciale del quale ogni tanto si parla, dice, no, la vogliono fare i negozi. Allora io mi sono chiesto, ma con questo piano regolatore alla mano, dove si fanno i negozi? Una parte è vincolata, una parte è verde, una parte parcheggio, ma questi negozi dove li fanno? Eccoli qua. Nelle zone destinate a parcheggio, P, è ammessa la costruzione di edifici multipiano, siano essi fuori terra che interrati, da utilizzarsi come autosilos. È consentito che i piani terreni di tali edifici siano utilizzati anche per ospitare attività commerciali ed amministrative, pubblici servizi e simili attività commerciali. Bene, questo è il nostro attuale GPR, signore e signori. Allora, con questo GPR un po' si può derogare a quella che è la volontà della cittadinanza, che sarebbe quella di lasciare la Maddalena ad aria verde, perché poi in corso d'opera dice, vabbè, facciamo un silos di 5 piani, mettiamo, non lo so, 250 negozi sotto, potrebbe anche essere giusto, ma bisogna sedersi a questo tavolo della Maddalena. E allora ci sediamo al tavolo della Maddalena quando questo GPR, che è in scadenza, se non è addirittura scaduto, sarà sostituito da un PUC che parla esplicitamente di quello che si vuole fare nella Maddalena, perché noi se no andiamo al tavolo di concertazione con delle carte sibilline. Scusa dottore, ma GPR che cos'è? Piano regolatore. No, è dottore, poi l'ultima frase mi farà comprendere perché sbaglio, che io non sono. No, mi scusi, non volevo assolutamente, non riuscivo. Allora, questa è la nostra richiesta, mettere mano a questo PUC, vedere esattamente come gestire l'area della Maddalena, aprire il tavolo di lavoro alle forze sociali per una sorta di controllo. L'altro giorno ho detto alla conferenza stampa la parola controllo e lei ha barbato, ha detto no, per carità, ma perché il controllo? Cioè, poi invece Menduni mi dice che ci sono queste intromissioni poco chiare. Allora decidete voi, volete essere controllati o non volete essere controllati, questa cosa la volete fare di concertazione. Io spero che si raggiunga comunque lo scopo che tutti quanti auspicano. Noi per quanto riguarda le attività abbiamo provveduto ieri a depositare un'interrogazione parlamentare al Ministro della Sanità e al Ministro ai Beni Culturali proprio per vedere di che cosa si tratta. Oltre provvederemo al deposito di un'interrogazione anche in Regione. E noi stiamo facendo una cosa giusto per divertirci, stiamo interpellando il WWF per fare la mappatura di tutte le piante presenti nella Maddalena, perché crediamo che ci siano delle piante molto rare e che possano far parte di un parco storico della Maddalena, e questo chiaramente già limiterebbe l'opus agenti di chi vuole un po' cambiare le cose. Va bene, ho detto, vi auguro una buona giornata. Grazie dottore Ponaco. Prima di passare la parola all'ingegnere Luca De Rosa, vorrei ringraziare per la sua presenza l'onorevole Camilla Sgabbato, dal Partito Democratico. Prego, onorevole, si può accomodare? Continuiamo il nostro confronto. Dunque, tra il pubblico, il magistrato Nicola Graziani, che mi piacerebbe averlo come tutti voi, magari potete avvicinarci, sono le sedie libere. La parola all'ingegnere Luca De Rosa, prego, ingegnere. Grazie. Per la ristrettezza dei tempi mi perdonerete, ma su diverse vicende dovrò essere assertivo e non argomentativo, la cosa non mi garba molto, ma bisogna rispettare i termini del dibattito. Prima questione, un'istituzione che ritiene non prendere in considerazione un confronto con la cittadinanza è il sintomo dell'involuzione ademocratica di tutte le nostre istituzioni. Io penso che sia estremamente grave
che il dirigente dell'ASL ritenga che un confronto con la cittadinanza non sia importante lo svolgimento delle proprie funzioni. Fatto grave, ma è un sintomo, perché all'interno di un audio in cui le istituzioni perdono sempre più senso di sé e senso del ruolo che hanno, quindi del rapporto con la cittadinanza e della funzione che svolge. Il dibattito stamattina è molto partecipato, perché la questione della Maddalena non è una semplice questione di amministrazione, pianificazione, urbanistica o quant'altro, è nell'anima e nel corpo di questa città. Lo è perché da 200 anni quel luogo e quell'istituzione ha segnato la storia di questa città, delle anime di questa città, perché non soltanto è la storia dei drammi, delle violenze, delle sopraffazioni che sono state lì dentro subite, ma anche di chi li ha perpetrate. È stato un punto dell'economia molto importante di questa città. In ciascuna delle nostre famiglie c'è qualcuno che ha operato all'interno di quell'istituzione di violenza, che non è l'unica di questa città. Sopravvive ancora l'OPG e che è parte integrante di tutta questa discussione, come cercherò brevemente di argomentare, e non può essere semplicemente isolata a una questione di procedura amministrativa. È una questione che chiama in causa la storia, il sentire, il rapportarsi, anche l'urbanistica. Quell'enorme area della Maddalena, congiunta con l'enorme area dell'OPG, che sono state sottratte alla percezione e alla vita dei cittadini aversani, hanno protetto al contempo il centro storico, perché lo hanno impermeabilizzato nella fase di produzione moderna alla speculazione edilizia. L'apertura di questi due grandi spazi pone un tema enorme a questa città, che è il ridisegno del proprio centro storico e delle funzioni. Non è possibile ogni volta riprendere una discussione che è parcellizzata, che riguarda un piccolo segmento, laddove c'è da svolgere una discussione che è complessiva. Apro un altro elemento di discussione. Il governo Berlusconi, la finanziaria, mi sembra del 99, non ricordo quale, vincolò l'utilizzo dei beni dismessi, quelli utilizzati nella coercizione, diciamo così, dei mattacchioni, all'utilizzo per la sanità stessa, per la cura del disagio mentale. Il dottor Menduni è quello che ha scelto di chiudere il Dipartimento di Salute Mentale, che era qui a Piero Pauna, l'ha spostato un attimo dove in Assa hanno chiuso dopo 2 giorni. Se attraversate quella umanità, se qualcuno l'ha conosciuta, sa esattamente qual è la condizione di abbandono che la parte più fragile della nostra società ha subito da quest'anno. E a fronte di un investimento che non era quello della portata, diciamo così, della Maddalena in senso stretto, ma è la disattenzione completa che questa comunità nel suo corpo e nelle sue istituzioni ha nei confronti del disagio, anche del disagio più infame, più reietto, quello più invisibile. E questo tema continua a rimanere completamente espulso ed espunto dal rapporto della città con l'utilizzo della Maddalena. Il tema della follia non riguarda solo il recupero della memoria, il riutilizzo economico della memoria di quella follia, ma riguarda ancora la follia di questa città, riguarda ancora i folli, riguarda ancora gli ultimi, e come questo territorio tratta gli ultimi. Li tratta, guardate, veramente in maniera pessima, li tratta come oggetti semplicemente da risedare, cioè si è ritornati in condizioni pre-basaglia. Non sono un operatore della sanità, ma sono un essere umano che ha rapporti con questi esseri umani, e quindi posso testimoniare questa ricerca. La questione centrale è: ma perché può avvenire tutto questo? Vi siete accorti che negli ultimi 10-15 anni questa città è diventata una specie di cadavere dove arriva ogni tanto una iena e se ne sbrana un pezzo? Quando c'è stata la vicenda dell'unificazione e dell'ottimizzazione dell'astro con l'unificazione C1 e C2, c'è stata una spoliazione di una tradizione, di una cultura, di una capacità amministrativa, di beni, hanno portato via i mobili dell'Ottocento per arredare gli uffici dei dirigenti. Ma questa città, dopo questo, come ha reagito? Cosa ha fatto? Ha guardato sbranare il proprio corpo, la propria carne. C'è una responsabilità enorme di tutti i gruppi dirigenti di questa città negli ultimi 10-15 anni. Perché se tutto ciò è potuto avvenire in maniera silente, così come sta avvenendo in maniera silente, laddove Menduni si permette di fare una cosa che non si permetterebbe nessuno che avesse rispetto di una comunità, come fai tu a decidere con un atto amministrativo indecoroso dei destini di un territorio di 200.000 abitanti, di persone, di storie, di fatti così importanti? Come fai a permettertelo se non è quello stesso territorio che te l'ha permesso? E te l'ha permesso nella sua incapacità di avere una sua autonomia progettuale, una sua forza politica, una sua classe dirigente, una sua elite. Allora il vero problema che noi ci dobbiamo porre non è qual è lo strumento amministrativo con cui abbiamo il rapporto con quella vicenda parcellizzata amministrativa, ma è: questa città ha un'anima, ha una classe dirigente da mettere in campo, ha una sua progettualità, o pensa ancora di partecipare, come dire,
al silente, al, allo sbranarsi di questo corpo morente. Io non sarò tra quelli, io non guarderò silente questa cosa qua. In questa società ci sono responsabilità, e per costruire un'altra città occorre progettare, programmare e mettere anche gruppi dirigenti alternativi in campo, che non riguardano solo l'amministrazione politica, riguardano anche i soggetti economici che sono sul territorio, i privati, i rapporti con l'università. Grande responsabilità sulla questione Maddalena ce l'hanno le due università, perché quando sul finire degli anni 90 gli si propose di fare un campus universitario, furono le due università che si rifiutarono di farlo, perché erano tutte concentrate a piazzare i nipoti nelle cattedre all'epoca, in questa università appena fondata, non gli fregava niente del rapporto col territorio. Oggi hanno un altro rapporto col territorio, non è detto che sia migliore, per la verità, perché questa città non ha ancora una sua autonomia nel pensarsi, nel proporsi. E guardate, dico qui anche l'ultima ricetta per testimoniare come siamo incapaci di avere cura di noi stessi e del nostro territorio. È anche una vicenda importantissima, come quella del Tribunale di Napoli Nord, che è una vicenda molto importante per questa città, perché ne determina il futuro, così come l'arrivo delle università ne ha mutato la natura di questa città. Ma entrambi sono stati fatti, mettiamo così, estemporanei, cioè non sono stati fatti maturati dal territorio, sono stati, diciamo, anche soggetti del territorio che si sono mossi, ma diciamo sono fatti che sono caduti. Ma così come quando è caduta qui l'università non è stata gestita e programmata una presenza, anche qui la presenza del tribunale deve essere né gestita né programmata. Se il ministro dice faccio il tribunale, io lo chiamo e dico ti siedi, e sappiamo insieme come si fa un tribunale, perché mi ci vogliono i soldi per fare i servizi, per fare i trasporti, per fare i parcheggi, per organizzare la viabilità, la mobilità. Io non rincorro il ministro a dire come sono stato bravo a far venire il tribunale qua, io rincorro il ministro per dire cacci soldi per farlo funzionare questo tribunale, e me li dai, perché io ho un tessuto cittadino che è complicato, che è articolato, perché ha un valore storico, perché è un patrimonio, e ti chiamo qui a rispondermi e mi devi dare una risposta. E l'hai fatto qui a 10, altri 10 me li dai, perché io devo organizzare la mia città, non posso abbandonarla lì. Dopodiché questo è anche un territorio che è abituato a trovare sempre motivazioni a ciò che non avviene. Io le posso condividere tutte le motivazioni, ma le motivazioni non sono giustificazioni. Cioè io ritengo che a un certo punto, quando le cose non avvengono, non occorre discutere di chi non ha realizzato quelle cose, bisogna semplicemente adottare un principio di responsabilità, si chiama. Se delle cose non sono avvenute non perché una persona era cattiva o era brava, ma perché non poteva fare quelle cose là. Se un intero gruppo dirigente di questo territorio ha fallito, deve assumersi la responsabilità, così come questo territorio si deve assumere anche la responsabilità di proporne e presentarne un altro di gruppo dirigente nel suo complesso, altrimenti ci ritroveremo un'altra discussione sulla Maddalena o sull'OPG o su un altro piccolo pezzettino di questa città che sarà slegata, disgiunta da tutte le altre, e arriverà qualcuno da fuori a sbranarsi il suo brandello di carne. Luca De Rosa, la parola all'ingegnere professor Mandolini, direttore dipartimento della facoltà di ingegneria di Firenze. Prego, professore. Buongiorno a tutti. Ovviamente io non mi permetterò assolutamente di entrare nel dibattito in quanto non cittadino di Aversa, purché io viva a Aversa quotidianamente, vista la funzione che svolgo presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Design e Edilizia Ambiente, del quale appunto sono direttore. La mia presenza qui, grazie al piacevole invito ricevuto, a cui ho cercato di partecipare, anzi mi scuso in anticipo perché poi dovrò andare via, è semplicemente rappresentare il fatto che da circa un anno, adesso non ricordo esattamente le date, appunto ci furono contatti tra il Dipartimento di Ingegneria e l'amministrazione comunale, finalizzato alla individuazione di un accordo tra l'università e l'amministrazione per la possibile individuazione di varie soluzioni, e ritengo di poter dire, al di là di tante critiche che si possono fare, che sono state anche in questa sede fatte al sistema università, ritengo di poter dire che nello specifico il Dipartimento, come diretto, in questo campo ha delle spiccate competenze. Il volume a cui faceva riferimento prima il Presidente del Consiglio Comunale
non era il classico maggio che si porta così, era per testimoniare che nel nostro dipartimento esistono queste competenze che hanno formato oggetto di un'importantissima attività, mi permetto di dire, che è stata finanziata su scala nazionale proprio per il grosso problema del recupero di questi complessi oramai abbandonati a seguito della soppressione della legge Basaglia, e che rappresentano un patrimonio storico, monumentale, una memoria del nostro paese e che di conseguenza necessita della massima attenzione. Ovviamente non va trascurato nemmeno il fatto che il complesso del quale si sta parlando è un complesso poi nell'ambito di questo patrimonio di particolare rilevanza, ma non lo devo spiegare a voi, di particolare rilevanza nell'ambito nazionale. Per cui l'idea del protocollo, che non contiene nulla di particolare, innanzitutto non, al momento non comprende nemmeno addirittura alcuna, diciamo, alcun impegno economico da parte di nessuno, ma è semplicemente una dichiarazione di intenti. L'amministrazione lo richiedeva, il Dipartimento accettava, ne voleva, laddove lo si ritenesse opportuno e necessario, contribuire allo sviluppo di idee. Vi leggo quello che abbiamo concordato: sviluppare delle analisi propedeutiche alla redazione di ipotesi di riqualificazione del complesso, quindi non il progetto fatto dall'università, ma varie possibili destinazioni d'uso, che ovviamente deriveranno da scelte che questa amministrazione e l'intera cittadinanza dovranno poi vagliare, ovviamente redigendo degli studi preliminari e delle linee guida, visto che non è una situazione banale quella che si andrebbe ad affrontare. Io concludo dicendo che ovviamente il problema è multidisciplinare, perché atteso il complesso non possiamo trascurare l'aspetto strutturale, non possiamo trascurare l'aspetto storico, non possiamo trascurare l'aspetto architettonico. Non a caso questa attività compendiata in quel voluminoso libro è un'attività che è stata di particolare interesse per vari ministeri e che ha avuto anche una cassa di risonanza a livello nazionale sulla RAI, sulla 7 e via dicendo, proprio perché è un problema estremamente sentito, che coinvolge aspetti sociali, che coinvolge aspetti economici, ma che soprattutto, e qua sono totalmente d'accordo con le diverse sfumature degli interventi che ho sentito fino ad oggi, ma personalmente, e chiudo, sono totalmente d'accordo sul fatto che è importante da prima individuare quali sono le linee di sviluppo che ci si intende dare e poi provare a dare corpo attraverso delle buone idee, e in questo ribadisco la piena disponibilità dell'ex facoltà di ingegneria, diciamo così, perché essendo il nome troppo lungo, dell'ex facoltà di ingegneria a dare la propria mano, visto che sono 22 anni che sta qua, nel bene e nel male certamente ha contribuito a una radicale trasformazione della città di Aversa, perché se ricordo i primi anni che vengo qua e guardo adesso Aversa, penso che ci siano delle notevoli differenze. Grazie. Grazie, signori consiglieri, benvenuti. Scusate la mia abitudine per il rispetto di chi ascolta di essere qui. Io credo che l'occasione che ci è data oggi con questo Consiglio Comunale aperto sia un'occasione che ritengo sia del tutto unica. Unica però che non sia e che non diventi solitaria, per un motivo molto semplice, perché io credo che da questo momento si può costruire in maniera virtuosa un percorso di grande collaborazione, un percorso di collaborazione e di condivisione che vada oltre quelli che sono i classici organi istituzionali, ma che coinvolga evidentemente la cittadinanza, quella che in termini molto concreti e a me cari, devo dire nel fondamento della democrazia, si chiama democrazia partecipata. La dimensione della democrazia partecipata contempla una condivisione di responsabilità, contempla evidentemente una condivisione di protagonismo, il che credo che sia molto ma molto importante, perché la dimensione della democrazia partecipata su questo tema inerisce direttamente quello che rappresenta sotto il profilo storico paesaggistico, quello che possiamo definire non un bene qualsiasi,
un bene che può richiamare una fase della storia triste o lieta che sia, ma è, rappresenta quello che è il fondamento di una città e che viene declinato come bene comune. Nella dimensione di una struttura come quella del Santa Maria Maddalena, che è un bene comune, per ragioni sillogiche, argomentative e deduttive, se è un bene comune è la comunità che se ne deve fare carico. Evidentemente questa comunità, secondo le responsabilità, secondo i ruoli e secondo le peculiarità e le competenze. Ecco per quale motivo io devo dire, forse vi stupirò, che questa delibera, che altro che dir si voglia, questa manifestazione di intenti che è stata redatta dal direttore generale dell'ASL deve essere colta nella sua positività, perché siamo passati da una fase di silenzio ad una fase di partecipazione, ad una fase di collaborazione. Sì, nasce da momenti di grande criticità dialettica, come già si è iniziato negli interventi precedenti, però a me caro sotto il profilo della forma culturale e personale che dalla dimensione della criticità si passa alla dimensione della positività, e qui vengono ad analizzarsi due aspetti: un aspetto descrittivo ed un aspetto normativo contenutistico. L'aspetto descrittivo è chiaro, è talmente un bene comune che lo dico in maniera forte e in maniera ferma, e credo di raccogliere senza alcuna divisione di parte la condivisione di tutti. È un bene talmente comune che è bene che appartiene ad ogni singolo cittadino, che non può essere assolutamente oggetto di speculazioni di qualsiasi natura. Per quanto queste speculazioni possono essere rappresentate nobilmente o possono essere argomentate dalla dimensione utilitaristica alla dimensione invece relazionale e sociale. Credo che questo sia un aspetto molto ma molto importante, che deve coniugarsi questa ferma posizione di opposizione a qualsiasi tipo di speculazione ad un'altra riflessione, e che ne esce non solo l'ospedale della Maddalena, purtroppo, ma tutte le realtà dismesse a livello nazionale. Nelle audizioni che abbiamo avuto in Commissione Igiene e Sanità, abbiamo potuto rilevare come questa situazione di degrado, questa situazione di abbandono caratterizza una molteplicità di altri ospedali psichiatrici che si trovano in uno stato di abbandono e di degrado. Questo non è certamente, come dire, una giustifica per accettare lo stato che di degrado che c'è all'ospedale psichiatrico, però lasciate che io faccia a me stesso una domanda che potrebbe essere di tipo retorico: ma questo stato di degrado caratterizza quella zona non da oggi, non da ieri, ma da diversi anni, al punto tale che entrando nella struttura stessa, fatto salvo coloro che in maniera meritoria, con grandissima difficoltà, con entusiasmo, con un empito di democrazia e di impegno, si sono dedicati a delle programmazioni di attività e di iniziative che comunque hanno lasciato un momento di vitalità in una zona che è completamente desertificata. Credo che questo sia un'occasione unica, e il mio invito è questo: di non dividersi, perché la dimensione della divisione nella posizione di parte non aiuta assolutamente la dimensione politica, perché la dimensione di parte non si potrà mai coniugare una dimensione politica che possa coniugare a livello sociale il bene comune a questa struttura. Allora io, una dichiarazione che ho fatto e che è stata ripresa anche da alcune ordini di stampa, così da un'intervista fatta, io ho un grande rispetto nei confronti della struttura universitaria, sia per quanto riguarda la facoltà di architettura che la facoltà di economia, gli ordini professionali, le associazioni a livello locale e non solo, ma soprattutto i cittadini che nelle forme più varie, in maniera spontaneistica o in maniera aggregata, possono evidentemente essere consultati costantemente in una decisione che deve essere appunto presa nell'interesse totale e assoluto dei cittadini stessi. Qualcuno di voi potrà dire a questo punto, ditemi quando il tempo sta finendo, che sia un intervento di questo genere una riflessione un po' di stare un po' tutti insieme. Però guardate, una delle caratteristiche della nostra realtà cittadina, ma oltre, è quella di una eterna divisione, dove l'interesse dell'uno confligge l'interesse dell'altro, l'interesse dell'uno singolo confligge con l'interesse dell'altro singolo, mai che l'interesse dell'uno e l'interesse dell'altro insieme possono costruire l'interesse dell'uno. Credo che questo sia un aspetto fondamentale
posso dirlo? In termini di cultura cittadina, in termini di cultura politica, perché non c'è democrazia partecipata se ognuno non si pone in una posizione di accoglienza delle altre idee per costruire un qualche cosa, non nel senso della edificazione muraria, nella costruzione evidentemente di un progetto comune che dia quella realtà, quella vita che non ha più, e dia quella struttura una possibilità di essere ridonata alla comunità di Alessio. Altrimenti delle due l'una. Io ho sentito negli interventi che mi hanno preceduto alcune, posso dire, veramente terrificanti progettualità che evidentemente, almeno sotto il profilo mio personale, non possono che vedermi assolutamente contrario. E io devo dire, sono a disposizione per il mio piccolo, nella mia attività parlamentare, di mettere in essere quelle relazioni, quei contatti o quegli interventi che si diranno più opportuni perché questa realtà possa essere ridonata alla città di Alessa nei tempi e nei modi che saranno là. Io credo che questo è l'unico modo per poter insieme costruire. Se poi vogliamo arrivare alla solita dialettica dove la conflittualità dovrebbe portare alla sintesi, noi ci ritroveremo con la conflittualità e senza sintesi. Grazie. Grazie a tutti. Io devo dire in via preliminare che ultimamente le regole non scritte della politica e anche quelle scritte, anche qualche legge, diciamo, è stata capovolta o disattesa o distrattamente abbandonata. Non capisco perché un consiglio comunale aperto non cominci con una relazione da parte dell'amministrazione. Doveva iniziare, a mio parere, con una relazione da parte dell'amministrazione per dire cosa è successo. Chiamo la città a dare un contributo di idee, chiamo il consiglio comunale a esprimere o a studiare un contributo, a dare un contributo per poi fare una proposta globale della città di Alessa a Lazio, per esempio. Quindi io stamattina parlo, ma non con dati di fatto in analisi, cioè senza una relazione di cose. Io so quello che hanno riportato i giornali, non ho documenti. Quindi non mi sono potuto fare una mia idea sulla questione. Detto questo, io avrei voluto la presenza di tutto il Consiglio Comunale e mi sento di chiedere scusa alla città perché questa mancata presenza dei miei colleghi è diciamo una cosa abbastanza grave. Con questa premessa io passerei poi alla proposta, però è una proposta, diciamo, che lascia il tempo che trovo, perché non è fatta su una relazione, non è fatta su dati di fatto certi. Allora io, cosa dire, l'intervento di Luca De Rosa, per me, dopo l'intervento di Luca De Rosa, non ci sarebbe più niente da dire. Perché è verissimo, questa città, con la sua classe dirigente, è trattata male da tutti. È vero che i mobili dell'Ottocento sono stati depredati, e io sono un buon testimone perché mio padre ha lavorato 40 anni nell'ex manicomio e conosco bene quegli uffici e conosco bene le strutture da piccolino, da bambino. Beh, io mi aspetto qualche proposta e le voglio come sempre, volevo sentire il consiglio comunale, poi metterò per iscritto insieme a chi vorrà partecipare con me a una proposta, una mozione su un consiglio comunale, questa volta non aperto, quindi una mozione deliberante,
su almeno tre punti toccati da De Rosa e toccati dal responsabile del 5 Stelle. Tra l'altro una delle mie perplessità toccate dal responsabile, scusi, non conosco il cognome, Monaco, già l'avevo avanzata a mezzo stampo sul Mattino, che mi ha ospitato queste mie proposte, ha ospitato la mia idea. Noi ci troviamo davanti a un atteggiamento dell'ASL, del direttore, non so se è un organo deliberante, un organo monocratico, che è inspiegabile. Per adesso io non me lo so spiegare, però per me è un attacco ad Aressa, alla sua storia. La storia di Aressa non è in vendita, non può essere venduta. E la Maddalena è la storia di Aressa. Quindi io svilupperei la mia proposta su tre punti precisi. Prima di tutto la dichiarazione di interesse culturale e ambientale. È una iter che deve avviare l'amministrazione con una richiesta protocollata al sovrintendente. Già fatto. Il sovrintendente. Già fatto. Abbiamo già fatto. No, il codice del. È cortesia, no? Il codice, almeno quello che ho studiato io, il codice dei beni culturali dice che la proposta deve essere fatta dall'ente o regione o un ente locale. Quindi io inviterò per iscritto la proposta a fare l'amministrazione, a fare una proposta per iscritto al sovrintendente, che deve fare, in base alla legge, deve fare l'istruttoria e la deve mandare al ministro per dichiarare quel bene di interesse storico, culturale e ambientale. Quindi ingegnere Villa, per cortesia. Non lo so, perché se il piano. Sì, va bene. Allora io non metto in dubbio quello che dice l'ingegnere Guido, però quando vado a vedere il piano regolatore, perché anche questo è uscito sul. Va bene? Però il piano regolatore poi confligge con questa dichiarazione, se c'è. Io non so se c'è. C'è forse per il Palazzo della Maddalena, c'è forse per la Chiesa. Però ci sono altri volumi che non sono di interesse storico e culturale, almeno secondo il sovrintendente, e poi non c'è per i giardini. Allora, se il piano regolatore dice la parcheggio, io voglio capire perché parcheggio, voglio capire perché non ci impegniamo, e quindi è la seconda proposta che faccio. La prima è la dichiarazione, ripeto, ambientale, interesse ambientale e culturale. La seconda è per il PUC. Noi dobbiamo impegnarci per eliminare la letterina B e per mettere tutta l'aria verde, pubblico, VP. Quindi scongiuriamo qualsiasi altra questione. E sono uscito il giornale qua 5 anni fa, mi ha fatto piacere l'intervento anche del 5 Stelle che ha dato anche. Poi per quanto riguarda i parlamentari. Qui c'è una persona che io stimo tantissimo, conosco da bambino, essendo la stessa zona di Aressa, stesso quartiere, stessa parrocchia. Io propongo ai parlamentari, proprio di scritto ai parlamentari, di occuparsi di questa faccenda. E di cogliere il cosiddetto federalismo demaniale, di prendere quei 55-56, tramite le cirche su internet ho visto che sono 55-56 manicomi, ex manicomi di là, che sono tutti nelle stesse condizioni, ho visto quelle delle foto, sono tutti abbandonati, sottoutilizzati e non utilizzati, di dare la possibilità ai comuni di la maggior parte, però anche per così. Per favore, per cortesia, facciamo concludere. Di fare una legge per demandare ai comuni la proprietà di questo bene e di poter progettare poi il futuro della città, perché questi sono tutti ex monasteri con un giardino enorme, quindi le città avrebbero un beneficio
consistente dalla sua proprietà. Quindi io dico, perché non prendere questa occasione del federalismo demaniale per passare la proprietà ai comuni, che potrebbero anche, visto che c'è stata la nuova programmazione dei POR che scatta dal 2014 al 2020, di programmare qualcosa di concreto per la singola città, che si trova un pezzo di città che è diventato un vuoto urbano, forse ancora di più una discarica a cielo aperto, eccetera. Quindi queste sono le mie tre proposte, però ripeto, l'amministrazione a mio parere doveva relazionare per dire cosa è successo, perché ripeto, il protocollo di manifestazioni, la manifestazione di interesse emanato dall'ASL, secondo me è uno schiaffo ad Aressa e uno schiaffo all'amministrazione di Aressa, perché l'ASL doveva considerare anche un'altra cosa: noi siamo proprietari di una piccola parte della Maddalena, noi abbiamo acquistato in un altro piano, quindi nella manifestazione di interesse doveva anche essere coinvolto il comune. Non è che in modo proprio il direttore generale si sveglia la mattina e dice facciamo una manifestazione di interesse. Poi la mia posizione è chiara, io l'ho dichiarato sul giornale: non può un ente pubblico pagare 1,2 milioni di fitto per il Palazzo della Salute ed avere volumi di migliaia e migliaia di metri quadri di ufficio abbandonati nella città di Aressa. Io, se sono di Aressa e voglio andare a vivere a Napoli perché mi piace via Calabritto, via un posto via Manzoni, pago fitto o compro, perché sono più alto, non me lo posso dire. Però se me lo volete dire, questo sono di voi, fai quello che vuoi. Tu abiti ad Aressa, che è così bellino, puoi andare a via Manzoni, prego. Però un ente pubblico non può spendere i soldi nostri così, 1,2 milioni fittata ad un privato il Palazzo della Salute, che poi non ce l'hanno nemmeno, dice che stanno stretti come obbligazioni, come uffici, come logistica, e danno ad Aressa migliaia e migliaia di metri cubi, 1,2 milioni, cioè in 2 anni con 2,4 milioni tu ristrutturavi una Maddalena e mezzo, quindi io da qui so questo fatto, sono corresponsabile, se non attiverò l'organo competente in materia, cioè la Corte dei Conti, farò un bel esposto su questa cosa, ma per rispetto del ruolo, per rispetto dei soldi pubblici, è perché bisogna dare un segnale che non è finita l'epoca che i soldi pubblici vengono spesi così, vengono buttati alla finestra, perché il filtro è buttato alla finestra. Noi abbiamo ereditato la città 12 anni fa, che avevamo 1,000,000 di fitto scolastico, oggi è arrivato a 136.000 euro. 10 anni abbiamo lavorato per ridurre il fitto scolastico, perché è per rispetto dei soldi cittadini, perché i comuni sono strangolati dalla crisi finanziaria. L'ASLO non ha nemmeno 18 euro per garantire un'ora di straordinario non venire, puoi spendere 1,2 milioni per un fitto, per una proprietà che non sarà mai tua. Poi un'altra cosa te la vado a dire, ho scoperto che l'Asola è proprietario di migliaia e migliaia di metri quadri di terreno, cioè l'Asola che fa le pische, invece di fare le siringhe, invece di fare le TAC, fa le pische. Perché non prende i terreni agricoli e fa il protocollo di intesa sulla Maddalena? Cosa c'è sotto? Se vuoi vendere per realizzare dei soldi, per rientrare dei suoi debiti, ricorda a tutti che l'Asolo c'è due, non aveva debiti, noi stiamo pagando come restiamo, come anche restiamo, stiamo pagando i debiti, l'Asolo c'è uno. Tu hai debiti,
vuoi fare il protocollo sulla Maddalena e non vuoi vendere i terreni a lui. Allora questo fatto mi sorprendisce. Quindi io ho proposto diciamo anche al Consiglio Comunale questa mia linea, metterò per iscritto insieme ad altri consiglieri che vorranno collaborare con me alla stesura di questo documento e presenterò un documento a questa amministrazione. Grazie. Grazie. Noi dopo la richiesta di Consiglio Comunale chiedemmo alla segreteria del Consiglio, giustamente per capire perché era partita questa manifestazione di interesse. E lui stamattina, diciamo così, orale perché doveva partire poi alle 10 per un impegno già preso da tempo per Roma, e infatti si dispiace, perché è tutta più se si voleva convocare il Consiglio Comunale, la prima cosa che doveva fare era chiedere all'attore principale una sua disponibilità quando c'era se voleva fare questa partita. Perché così non si sarebbe, diciamo così, trovata ad essere o scusa o quello che sia, o giustamente aveva un impegno personale, quindi penso che su questo si è stati mantenuti. Il dottor Venturi stamattina ci ha, diciamo così, accolto il consigliere Paolo D'Alluccio, perché era per tutte le 11, però non tutti siamo riusciti a stare a quello della mia casetta, e si è soffermato su delle cose. La prima cosa, giustamente, ha detto io il protocollo d'intesa fatto dall'amministrazione non l'ho mai firmato. Cosa che ho chiesto anche, diciamo così, prima al dirigente, a questo Mandolini, è confermato. Quindi c'è questo primo, diciamo così, vuoto, non si capisce perché dopo aver fatto una delibera di giunta, per un anno non si è fermato il protocollo. Questo è anche lui. La seconda cosa che lui ha voluto ribadire, dice, l'ASL è proprietario del bene. Bene, sì. Ha detto, in base alla legge che prima giustamente Luca De Rosa faceva riferimento, lui ha detto, qualsiasi, diciamo così, alienazione che fare l'ASL, i fondi che vengono all'ASL per questa alienazione devono essere investiti per la salute mentale. A meno che non ci sia una legge nazionale che dice che questo bene preso in toto viene dato, viene tolto all'ASL e viene dato a qualsiasi, alla provincia, alla regione o qualsiasi ente, e quindi lui è escluso da questa considerazione. Terzo punto che lui ha voluto dire, è il fatto che stranamente all'ASL sia arrivato un progetto di un gruppo di architetti, cosa che lui ha detto, io non ho mai interessato nessuno su questo gruppo di architetti, ma mi trovo questo progetto che mai lo utilizzerò, perché noi rimanemmo nell'incontro che fu fatto, diciamo così, con l'amministrazione per ciascuna attività che qualsiasi progetto deve essere, diciamo, non retribuito ma a costo zero, perché si interveniva ingegneria che metteva a disposizione le sue, diciamo così, manovalanze diciamo di ingegneri a far sì che la sanità, manovalanza che nel senso di fare non è professionale, ma alla fine si scrive il progetto, di poter fare il progetto aperto. E quindi questo ha detto il direttore. Lui è stato infatti una provocazione, e ben venga, infatti io alla fine dopo questa discussione lo devo ringraziare, perché noi oggi altrimenti non stessimo qui se non c'era questo manifestazione di interesse. Stavo ancora, diciamo così, nel limbo, tutti, compresi forse anche lì, a pensare e a ragionare. E allora ben venga, e prendiamolo come uno spunto, come ha detto il messaggio romano questa giornata, per far sì che ci siano tempi certi e non tempi abnormi, perché la politica purtroppo ci insegna questo. Perché quando Guida dice il privato è bravo e concreto, no, io sono convinto che il pubblico essere bravo e concreto. Se ci diamo tempi e certezza. No, ma anche solo il pubblico si è capace, perché noi a volte ci sottovalutiamo, quando si vuole ci si riescono a fare cose, è solo questione di volontà, e questo è il mio parere. Quindi alla fine, diciamo così, di questa chiacchierata, l'idea che ci siamo fatti è che innanzitutto capire perché protocollo viene organizzato firmare, e quindi ritornare a riprendere quel protocollo e farlo firmare inoltre alla regione e alla provincia, che possono essere degli attori, e poi allargarlo al più può essere un attore, eccetera. Però prima del protocollo venire in consiglio comunale e fare quello che ha detto anche della valle e dare un indirizzo preciso che blindi quell'area e toglie qualsiasi dubbio. E un'altra cosa che mi lascia perplesso e che tutti i consiglieri, diciamo così, di opposizione hanno dovuto verificare è che al punto 46 del nostro piano triennale, che tra poco si va a approvare il consiglio comunale col bilancio, nel 2016 sta scritto intervento pubblico privato nel complesso della Maddalena, 68 milioni di euro.
nel nostro bilancio di salute. Quindi personalmente io chiedo fin da oggi, cioè nel prossimo, di fare un emendamento e portare tutto a pubblico o nel 2015 perché, o nel 2014 per FIFA, così togliamo tutti i dubbi, diciamo così, da quello che può, diciamo così, crearsi dubbi, certezze, perplessità. Ecco perché qualcuno lo deve spiegare questo intervento 46, perché se si mette in bilancio l'idea ci deve stare. E l'ultima cosa, sì, vabbè, questo è l'ultima cosa, la mia proposta anche da qualcuno, il fatto delle scuole provinciali, per non farle sfuggire, perché non penso che pure la provincia potrà pagare sempre 1,8 milioni di fitti di questi immobili, che non sono neppure molti immobili ma sono adeguati, di considerare il fatto di creare un polo di scolastico, culturale, e di recuperare poi insieme anche sono istituti tecnici e scientifici, anche il Museo della Pazzia, e quindi di renderlo fruibile alla città. Questo, diciamo così, è la sintesi che almeno ci siamo posti stamattina. E io personalmente, ripeto, penso pure così a loro, ci ho fatto l'idea che l'ASL, io lo ringrazio il tormentone, perché l'ho visto come fatto per lui, prima di andare via, forse in scadenza, ha detto io presento solo un semplice manifestazione che non è vincolante, per dire muoviamo le acque, che fino ad oggi ho avuto la sensazione, l'ho visto un pochettino abbandonato, diciamo così, perché è vero che lui è il proprietario, però avevo visto collaborazione che non hanno. Infatti il fatto di non aver firmato il protocollo in Tisa sembra, diciamo così, che c'è stato un po' di quest'anno. E questo quindi rimane, dobbiamo tutti quanti porci, tempi certi, se no altrimenti. Quindi, ripeto, consiglio di consiglio comunale, ripreso del protocollo d'intesa, emendamento al bilancio per togliere qualsiasi dubbio su pubblico privato, titolo pubblico, e diciamo così, il progetto poi questo qua si può studiare, valutare nel trasferimento insieme alla provincia, e alla fine il protocollo d'intesa. Io penso che questo poi essere compreso, questi sono 4-5 date da fare a breve, senza dire poi fra un anno saremo ancora qua, entro dicembre se vogliamo essere concreti, altrimenti avremo perso un'altra occasione, noi stando qui, ma resta la città. Grazie. Augusto, vai. Allora, no, non ancora, diciamo, ok, no. Allora, volevo ringraziare l'amministrazione comunale per l'opportunità di questo consiglio aperto, e accogliamo però con grande rammarico il fatto che il direttore dell'ASL non sia potuto essere presente, non abbia potuto essere presente. È evidente che un consiglio comunale aperto ha a nostro avviso la funzionalità di aprire un dialogo confronto serio con la cittadinanza, ma non può essere la soluzione al problema riguardante la Maddalena, e non può essere una motivazione o in futuro, diciamo, una giustificazione che la classe dirigente di questa città potrà dare dinanzi all'ennesimo scempio che può riguardare questa città. È evidente che noi dobbiamo riprendere un concetto chiaro, che è quello della tutela dei beni comuni, è vero, ma non dobbiamo allontanarci da una riflessione molto importante, perché oggi ci troviamo a dover rincorrere rimedi e soluzioni quando preventivamente tutto ciò poteva essere avviato. È evidente che quando parliamo della Maddalena dobbiamo, a nostro avviso, contestualizzare il discorso su due aspetti. Il primo è quello che riguarda la sanità pubblica e il secondo è quello che riguarda l'aspetto storico, sociale ed economico che lo stesso complesso ricopre nella nostra città. È evidente, diciamo, che sul primo aspetto, quello della sanità pubblica, quello che noi oggi abbiamo voluto chiedere al direttore Menduni è perché si continuano a pagare dei costi esorbitanti per il fitto di locali che si utilizzano per diversi uffici e appunto non vengano utilizzati quelle che sono le nostre risorse già in possesso. Quindi perché noi andiamo a sperperare ulteriori fondi, ulteriori risorse di una sanità pubblica che oggi a nostro avviso equivale a una vera e propria truffa, e parlare di risanamento dei conti è a nostro avviso assolutamente una sciocchezza, dimenticandoci che abbiamo delle risorse e che possiamo utilizzarle al meglio. La Maddalena rappresenta una di queste. Voglio riprendere una dichiarazione che qualche giorno fa faceva il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, affermando, ricordando come da settembre i laboratori di analisi e di radiologia non forniranno più gratuitamente i loro servizi. In parte avveniva già questo, quindi noi ci troveremo da settembre ad una situazione paradossale dove si parla di risanamento della sanità pubblica, però continueremo a pagare, e continueremo a pagare anche per dei servizi che verranno erogati su dei tempi e su,
in mesi assolutamente dilatati. Oggi chi ha bisogno oggettivamente di utilizzare la sanità pubblica non ha un servizio effettivo ed efficace, un servizio vero che possa soddisfare i cittadini. E poi venendo a quello che è l'aspetto sociale ed economico, la Maddalena, oltre a ricordare diciamo, l'importanza che ricopre per la storia della città di Aversa, l'importanza artistica che ricopre ad esempio la chiesa della Maddalena che è situata all'interno, che sebbene sia stata depredata conserva ancora un suo valore e un suo prestigio architettonico, noi dobbiamo dimenticare anche quello che è diciamo, la funzione sociale e ideologica per i cittadini di Aversa della Maddalena. Nessuno di noi, e questo secondo me è il motivo principale che oggi porta la sala ad essere piena, porta noi a discutere in maniera convinta di questo tema, il fatto che ognuno di noi, attraversandola, visitandola, costeggiandola con la macchina, ognuno di noi ha immaginato una destinazione, un fine, un utilizzo di quella struttura, ma un utilizzo di quella struttura che possa arricchire la città di Aversa e la possa arricchire non solo da un punto di vista della cementificazione, delle costruzioni oppure degli interessi dei privati. Io non sono d'accordo assolutamente sul fatto che i privati siano la soluzione a tutto, ma credo che questo magari possono affermarlo i privati stessi, ma se ad affermarlo solo è la politica vuol dire che è il fallimento stesso della politica, perché il nostro fine è quello di far funzionare al meglio la cosa pubblica. Diciamo, se ci discostiamo da questo effettivamente non abbiamo ben compreso quello che è il nostro ruolo. Allora diciamo, vogliamo superare quelli che sono stati i proclami, vogliamo superare quelle che sono state le dichiarazioni che hanno venuto. Attenzione avanti. Altro, diciamo, questo interesse per la Maddalena ha sempre caratterizzato, dopo quando la mia breve e veramente dimenticata attività politica, per cui questa sensibilità, questo ricordo mi ha portato in questa aula consigliare. Voglio partire da un'esperienza di qualche anno fa. Io fui invitato a un convegno e andai a Venezia, l'isola di San Secolo. Quando scesi con il taxi del mare, vidi che quest'isola era gestita dalla provincia di Venezia ed era un isolotto molto, molto bello. Aveva, diciamo, però emetteva dei segnali, delle sensazioni molto simili a quelle che si incontrano attraversando i viali della Maddalena. E allora mi sono informato e ho visto che questo posto dove adesso si fanno congressi a livello mondiale, dove ci sta musica, si fanno festival, cinema della musica, eccetera, era un manicomio civile. Per cui quella sera noi fummo ospitati in quelle celle che erano occupate da persone appunto con incapacità legata alla salute mentale. E allora pensai a questo e la domanda venne spontanea: perché qua e non da noi? Guardi da edifici storici, quindi forse questa è la difficoltà, però pensai: perché sempre qui e non da noi? Io penso, ho fatto questo esempio, lo voglio collegare ad un altro. È nato il Tribunale ad Aversa, il Tribunale di Napoli Nord, spero che si possa chiamare di Aversa. Molti colleghi, per un fatto di, appunto, di affinità, di colleganza, quando sono venuti qui a lavorare mi hanno chiamato per chiedere appunto dove poter andare a fare due passi, piuttosto che affittarsi un appartamento, piuttosto che andare al ristorante. E io con grande passione li ho accompagnati, ho anche molto spesso diciamo agevolato la loro visita, e molti mi hanno detto: ma sai, questa città di Aversa è un centro storico bellissimo, io non me l'aspettavo, e si sono anche affezionati ed appassionati. E questo per dire cosa? Per dire che noi non dobbiamo continuare a dire no a tutto e sempre, ma dobbiamo essere protagonisti di un progetto. Io per esempio ho seguito con attenzione l'intervento di Luca De Rosa, solo su una piccola parte non sono d'accordo. Il Tribunale è nato, ci sono grandissimi, gravissimi problemi, ma penso che dobbiamo tutti quanti cercare di assecondare queste problematiche per poi dare l'opportunità al Tribunale di essere volano di sviluppo per la città. Oggi leggevo l'altra sera, perché anche io mi sono fatto un piccolo studio sulla Maddalena, anche se recentemente un po' questo tema mi ha appassionato per altri motivi personali.
leggevo che Foucault diceva di ciò non avremmo avuto notizia se non avessimo urtato contro il potere, per cui oggi diciamo dobbiamo veramente essere d'accordo su questo, quando dicevano loro che questa delibera, questo atto di indirizzo, questo atto di impegno da parte della direzione sanitaria, amministrativa e generale ci ha dato l'opportunità di questa riflessione. Io vedo un consiglio comunale aperto molto partecipato e questo diciamo è un grande risultato, molto partecipato, perché questo tema è un tema sensibile, è un tema che sta a cuore ai cittadini e l'amministrazione protagonista di questo, in questo momento di questa gestione anche di questa fase difficile della Repubblica della Maddalena lo deve sapere. Io non lo so, non vado nel dettaglio di queste delle cose che abbiamo letto, esiste un protocollo d'intesa firmato o non firmato. Io personalmente vi dico come la penso, non sono d'accordo con il protocollo d'intesa, non sono d'accordo lì a far centrare l'università nelle scuole e niente, perché credo che quello deve essere un parco pubblico della città, l'ho sempre detto, l'ho sempre riferito in ogni occasione e lo ripeto. Quelli che sono gli edifici devono essere recuperati e devono essere messi a disposizione della città, magari con un museo. Io ho visto, perché poi mi sono appassionato, ho avuto la possibilità di consultare gli archivi della Maddalena. È un patrimonio che non lo so se tutti conoscono, però nello stesso tempo ho visto anche dei libri del Cinquecento che stavano giù nello scantinato, che potevano essere in qualche modo recuperati, ma sono stati recuperati grazie all'attività, alla passione di alcuni, di pochi, i nomi li conoscete, lo posso anche ripetere, ma lo sapete, l'hanno fatto a loro spese, nel senso anche di sudore e di lavoro, ma anche da pubblici impiegati, ci vuole passione per fare certe cose, al di là del dovere di pubblici impiegati. Per cui io penso che a questo punto ci deve essere un progetto che deve inglobare un poco tutto il territorio aversano. Noi abbiamo un problema, questo è molto caro a Lello Ferrari, ex sindaco. Aversa ha un problema, l'ho detto sempre lui, ma di rubo l'avrebbe detto dopo, quindi lo anticipo così. Adesso deve ripensare un po' quello che dice. Il problema di Aversa sono queste mura che ci sono, perché non hanno barriere. Le mura dell'OPG, le mura della Maddalena. Non so chi di voi ha avuto possibilità di vedere appunto una vecchia foto del Politecnico Pittoresco del 1813. Lì c'è la chiesa della Maddalena e c'è tutta una piazza che poi è davanti, e penso che questa è l'immagine del 1813 che deve ritornare. Non ci devono essere quindi queste cancellate, queste barriere. E così come io mi auspico, tocco un tema difficile, molto difficile, ma di questo diciamo volevo parlare anche in questa occasione, perché dobbiamo pensare un po' a una programmazione generale. Anche le cancellate della Texas dovrebbero finalmente essere abbattute, perché abbiamo dei posti come Cappuccini, la Texas, l'OPG, la Maddalena e anche il Tribunale, perché il Tribunale può essere un luogo aperto di riflessione, che devono essere messe in rete tra di loro, e finalmente si deve poter utilizzare queste strutture, questi spazi con una visione di una nuova idea di città completa e generale. Per cui quando oggi si parla di Maddalena, si parla della delibera, si parla del protocollo, io penso che perché affrontiamo il tema in un modo parziale e ancora una volta non pensiamo ad un ragionamento complessivo. La città è presente su questo tema, l'abbiamo visto e sicuramente lo sentiamo. Io penso che, come diceva il senatore Romano, no? Ci deve essere un ritorno forte alle sue partecipazioni. Non lo so se si deve pensare al referendum, a un PUC ancora più aperto di come è stato concepito, perché la riforma della legge regionale lo prevede, diciamo così, molto, 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 molto aperto. Qualunque forse questa sede potrebbe essere prestata a tutti noi, però dobbiamo pensare a questi grandi temi, perché solo così noi possiamo sperare, diciamo, di rivoluzionare questa città, perché queste strutture, io recentemente ho avuto la possibilità di leggere un saggio che vado un professore dell'Università di Napoli, proprio perché mi voleva parlare del Tribunale, come diciamo una istituzione, come un luogo può essere motore di sviluppo di un centro storico. E su questo, ripeto, io non sono uno studioso di questo, però mi dimostrava come dal Tribunale poteva nascere un momento di positività, di riordino, di nuova generazione della città. Questo penso che sia l'occasione giusta. A me dispiace che oggi, almeno da quando vedo, non c'è l'ASL, perché l'ASL è la proprietà per la maggior parte
territorio, e penso che come proprietà debba interloquire con la città. C'è l'amministrazione comunale che ci ospita e che ci ospita. Io ringrazio molto il presidente che ha avuto la sensibilità del consiglio di nominare subito questo consiglio comunale aperto. Io volevo dire questo: noi penso che ci siamo, la città c'è, la città penso che interpreti questo mio pensiero come comune, cioè ripensiamo in generale alla città, programmiamo, perché gli interventi singoli, interventi che hanno diciamo una funzione limitata anche a tamponare l'emergenza di un bando, di un richiamo di interesse pubblico, sono relativi, però sono anche occasione giusta per pensare, come diceva appunto Carmine Monaco, sono programmi di parcheggi che io non riesco proprio a immaginare davanti a quelle noci secolari, credo che sarebbe una cosa pazzesca solo pensarlo. Non lo so chi ha messo la pillà, non mi ricordo, forse se gli tremavano le mani, o comunque se avevano in mente la coscienza, i volti di quegli uomini e quelle donne che hanno popolato quei luoghi, nella sofferenza e in quelle che sono praticamente i momenti. Leggevo poi tra l'altro un articolo di uno del Nord, l'ho visto ieri, proprio così, ci avevo sopra Tantarelli per cercare di capire, e diceva: ho visto questa chiesa abbandonata, volevo stare 500 anni fa in questo posto per capire a quale Dio questi malati si rivolgevano. Penso che questa riflessione è molto importante. A quale Dio non lo so, perché poi ognuno ha la sua visione laica o religiosa della vita, però se c'è. Quindi forse non l'aveva, questo giornalista non l'aveva letto. Però da questo punto di vista effettivamente cercare di interpretare e di capire. Io là ci vedo un recupero della storia, un recupero della nostra memoria, di quello che è stato, diciamo, anche la sofferenza che ha tagliato un po' tutta la storia di Avesta nel 1813, ma ancora prima, perché questo era un convento, basta leggere le dita. Da questo punto di vista io chiudo, penso che bisogna recuperare la spazio verde in questo posto, non ci vedo campus universitario, non ci vedo scuole, non ci vedo altre di questa istituzione, perché significa chiuderlo questo posto, ma non perché sono chiuse, perché inevitabilmente è così. Difficilmente si va, per esempio, nel bellissimo chiostro della facoltà di architettura, perché non si va, perché magari ci vanno gli studenti, ci va, oppure ci va una visita guidata, non si va. Invece quello è un posto importante, un posto che deve essere il centro di un'attrazione che non è un'attrazione solo a Versano, è un'attrazione secondo me a livello campano, se non nazionale e internazionale. Diceva Giada Sacco la campagna, la regione, io penso che debba intervenire il ministro, il ministero, devono intervenire prepotentemente su questo. I fondi ci sono, se facciamo un progetto importante, sono fondi europei, sono fondi di qualunque tipo, bisogna credere appunto che questo posto è un posto vivo e deve essere un nuovo motore, così come è stato da sempre per 200 anni nel silenzio di tutti, è passato di quasi tutti questo centenario dell'istruzione, però questo è importante. E da questo punto di vista ribadisco l'impegno, penso, della città su questo, e credo che l'amministrazione comunale debba sentire e seguire questa sensazione, questo sentimento cittadino. Però sui temi più generali penso che la città vuole essere condotta, perché si può rimediare e rimeditare una città nuova, diversa, una città importante, sempre più importante, anche perché scappa la città metropolitana, e adesso, se non conserva la sua identità, finisce per essere poi schiacciata in questo concetto di città metropolitana. L'ultima cosa è questa: io recentemente appunto mi sono occupato di alcune questioni napoletane. Come ho osservato lo studio di Napoli, dico una cosa perché forse è un suggerimento. Il giorno in cui sul giornale lessi che c'era l'intenzione di De Laurentiis di farci i campi del Napoli, andai in procura della Repubblica, mi dichiarai disponibile a denunciare qualunque contatto con me. Lo zoo di Napoli sta ancora lì, grazie. Grazie, dottor Graziano. E benzina sente tutta la maggioranza, il che diciamo mi lascia un poco perplesso, e questo fortunatamente per una questione di sensibilità, perché non è una questione naturalmente politica, è una questione che abbraccia e riguarda la città tutta. Proprio per questo avrei auspicato che il primo cittadino, in prima battuta,
avesse aperto, diciamo, lui le danze anche in considerazione dell'annualità 2016, in cui nel bilancio, o per meglio dire nella previsione di bilancio, ci sono ben 68.253.000 euro destinati alla Maddalena. E al di là, diciamo, dei numeri, i numeri contengono una ratio sottesa agli stessi, cioè probabilmente questa amministrazione ha delle idee ben precise su come fare, o quantomeno in termini di progettualità, porre in essere tutte quelle che sono le attività volte alla, come dire, a fargli passare questo appellativo allo sfruttamento di una risorsa. Beh, anche questo, diciamo, ritengo, anche su questo ritengo che l'amministrazione sia stata manchevole. Ciò posto, in ogni caso, come diceva poco fa il collega Michele Galluccio, mi sono recato stamattina presso gli uffici dell'ASL, onorato praticamente di essere ricevuto e dico onorato rispetto quantomeno a questa questione, dove ho trovato ampia soddisfazione e diciamo, differentemente da quello che diceva poco prima Luca De Rosa, il cui intervento è stato assorbente, in cui le responsabilità delle ASL sicuramente su tante altre occasioni sono, a mio avviso, a mio modestissimo avviso, rilevanti, ritengo che, e questo lo ritengo sul piano, sulle carte, che diciamo ci sono delle ombre su questa vicenda, ma delle ombre che sono rappresentate praticamente da atti ufficiali. Buon silenzio, per cortesia. E vado naturalmente con ustedes. Ci possiamo accomodare, grazie. Dottore. E vado con ordine partendo dalla fine. Come diceva il senatore Romano, l'invito e l'intento, l'avviso di manifestazione di interesse dell'ASL non vuole essere altro che una sollecitazione, non vuole essere altro che un approfondimento sulla vicenda, non vuole essere altro un porre l'attenzione su un qualcosa che era iniziata in data 8/8/2013 da una delibera di questa amministrazione, in cui allegata alla delibera vi era un protocollo d'intesa mai sottoscritto, mai firmato. E di questo, diciamo, perché almeno dalle carte di cui ho in possesso e vinceva, io non contento ho chiesto, e mi è andato via, per questo mi ero avvicinato per chiedere approfondimenti al professor Mandorlini, se quello schema fosse stato sottoscritto. Quello schema non è stato mai sottoscritto, ed ecco il perché l'ASO oggi poneva l'attenzione, perché c'era una delibera di giunta in cui si sarebbe previsto a futura memoria, chissà quando, che c'era necessità, c'era bisogno rispetto all'argomento di un protocollo d'intesa, di un tavolo istituzionale in cui tutte le parti in maniera concertativa si sarebbero dovuti sedere e affrontare la questione, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista politico, sia sotto i vari aspetti e anche naturalmente sotto il punto di vista progettuale. A questa delibera dell'8/8/2013 è seguito il vuoto istituzionale, quello stesso vuoto che ha fatto sì che l'ASL sollecitasse il comune, sollecitasse la stampa per far riemergere questa questione, in quanto naturalmente essa stessa è proprietaria. Ah, omettevo un passaggio fondamentale ma anche divertente. Uno studio privato con protocollo, anche se diciamo, non sono atti pubblici, perché uno studio privato, quindi diventa atto pubblico, nel luglio del 2013 consegna presso gli uffici dell'ASL un bel progetto, io stamattina l'ho visto, è un progetto così, autonomamente, a firma di un tal professore architetto. Ho registrato, vabbè, non sono attivi, dove diciamo per la Maddalena chi è? No, io ho registrato e registro e rendo. Ho scritto, non lo capisco mai, il professore architetto Guerdone, Guardione, dove
ci sono una serie di progetti allegati con campi di tennis, basket, piscina, pista ciclabile, locali commerciali, spazi comuni funzionali, perché naturalmente, e io ritengo sommessamente, diciamo che l'avete percepito questa cosa, dice, ma che cosa sta succedendo? Dico io, rispetto al tavolo di concertazione che era stato aperto l'8/8/2013, non ho saputo più nulla, ragione per cui praticamente mi attivo con un avviso di manifestazione di intenti. Allora, vorrei chiarire a me stesso, e qui ci sono, ecco, professori del diritto, ma diciamo al di là delle capacità, delle professionalità e delle questioni di merito, io ritengo che poi anche diciamo gli uffici dell'ASL abbiano detto chiaramente che quello che scrivevano aveva solo e unicamente lo scopo di effettuare una mera attività esplorativa, insomma sollecitava, cercava di aprire il dialogo su questo e non certamente un avviso pubblico e una partecipazione di privati affinché gli stessi ponessero in essere dei piani di fattibilità volti eventualmente a poter acquisire, fare o no. L'intento era diverso, ed è l'intento per il quale oggi probabilmente noi ci troviamo qui, non la certamente... Premessa. Non ho capito? La premessa. La premessa di cosa? Questo è un avviso, dottoressa, in cui, che non serve assolutamente, è un avviso in cui la proprietà dice, lo dicono le carte, cioè il sole c'è le carte, in cui la proprietà dice l'8/8/2013 non è stato sottoscritto a mia firma, a firma del sindaco e a firma dell'ingegner del preside di Natale. Quello schema, che cosa è successo in considerazione del fatto che sono arrivati carte private, no? Io sono la proprietà, mi sollecito a decidere che cosa fare. E specifica naturalmente il complesso della Maddalena, tutto, insomma, tutto quanto diceva poc'anzi Luca Longa, di cui anche un bene, cioè vale a dire quello del Leonardo Bianchi, di proprietà del comune. Ciò... Hai presente oggi che non solo hanno mostrato di avere anche ai rappresentanti del governo centrale, i quali non avevano nessun dubbio che della vicenda Maddalena ne avrebbe fatto una questione centrale della loro giornata, hanno messo da parte, penso, i loro impegni e sono venuti a sentire cosa si diceva all'interno del civico consesso. Ringrazio i consiglieri della minoranza che hanno proposto tempestivamente questa richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto, perché il tema della Maddalena è un tema che non conosce colori, non conosce personalismi e è della città. Ognuno con i suoi ricordi, ognuno con la propria partecipazione, ognuno per quello che effettivamente ha ricevuto e ha vissuto dell'ex manicomio di Aversa. Però ci sto però, se non avesse avuto le idee chiave, oggi sarei andato via da questo incontro con le idee confuse. E vi spiego anche perché. Gli interventi che mi hanno preceduto, diciamo, si articolano per diversi ordini e gradi. Chi avrebbe visto all'interno di quel comparto, diciamo, una fioriera di corsi di formazione, fotografia, corsi di pittura, addirittura, diciamo, scomodando la perequazione con una pianificazione pubblico-privato. Chi altro ha detto che il cambio di destinazione d'uso di un'area deve essere notificato? Chi altro ha detto che si possono fare 150 negozi, che silos, multipiano, veramente abbiamo confuso chi è venuto stamattina ad ascoltarci. Perché? Perché anche a voler tenere in considerazione l'articolo 56 delle norme di attuazione che prevede la possibilità nelle zone G di edificare, ci stanno una serie di adempimenti che non possono, diciamo, mancare.
senza pensare che poi per i centri commerciali bisogna vedere se quell'area è compresa nel SIAD, perché ad Aversa abbiamo trovato un SIAD di anni addietro. Questa è una parte, diciamo, del lato. Però mi voglio soffermare su chi oggi è venuto qua, non per visibilità, perché io non ci credo, perché tutti quanti, diciamo, sono persone che si impegnano sul territorio, sono presenti, però non possiamo venire a dire che da 10-15 anni Aversa è una città cadavere. Sarebbe come dire che Dio non è Dio. Io questo, diciamo, lo so. Io non, su questi temi non dobbiamo fare politica, dobbiamo stare assieme, dobbiamo cercare di confrontarci con civiltà, senza, diciamo, qua stamattina non si cerca la responsabilità, perché la responsabilità, guardate che è una cosa storica, e chi è senza peccato scagli la prima pietra. Oggi la Maddalena rappresenta, diciamo, il nucleo fondante del fallimento della politica e della sanità, la psichiatria, la sanità, ma oggi che cosa sono? Dove stanno? Come si articolano? Quando ci si imbatte all'interno, diciamo, del comparto sanità è drammatico. Effettivamente vedere persone con problemi psichiatrici lasciati così alla deriva è una cosa che in un paese civile, democratico e culturalmente, diciamo, adeguato non dovrebbe consentire. Invece sotto gli occhi di tutti, tutti vedono lo scempio e nessuno si occupa. Ma la responsabilità non è certo da attribuire a questa amministrazione, non è certo da attribuire a chi ha governato negli ultimi anni, va ricercato altrove. Oggi non vogliamo responsabilità, vogliamo costruire, e per costruire dobbiamo confrontarci civilmente. L'Italia è quasi, diciamo, è piena di occasioni perdute, cioè ce ne sono di tutto di più. Non me ne voglia l'onorevole Sgambati, per la verità, ma ipotizzare all'interno della l'ex Maddalena una clinica psichiatrica mi fa rabbrividire l'idea. Il fallimento del fallimento, un nebissinite, ma non ci sto, sono contro. E voglio ricordare, ma non a me stesso perché lo so, che non si può nemmeno fare, la struttura non può essere sistemata per scopi sanitari, solo per scopi sociali. Ma io non voglio, qua non ci devono stare vinti del vincitore, questo è un confronto civile, democratico e aperto, che ci deve portare a trovare una soluzione per la Maddalena con una democrazia partecipata, come diceva il senatore Romano. Il punto è, ma non facciamo questo personale, ha sottolineato un aspetto che diciamo era nello spirito della polizione nella psichiatrica, la chiusura dei manicomi, quindi alla Virginia. Virginia, per dire che non si può costruire. O mi garantisce la possibilità di potermi esprimere, oppure a sedermi e lascio che lavori proseguono senza un mio modesto e umile contributo. Poi grazie Gaspardo. Una cosa poi non va dimenticata, che la pubblica amministrazione si esprime con gli atti, e lo dice da sempre la nostra dottoressa. Dice, senza atti, ma di che cosa parliamo? Ebbene, questa amministrazione non è stata a guardare, non ha lasciato che la cosa passasse così, senza, diciamo, inosservata. Quando il direttore dell'ASL Bontà Sua ha indetto l'avviso pubblico, che fortunatamente oggi ci vede qua, ed è giusto che è un primo passo, e come diceva uno scrittore, che non so pronunciare il nome perché è orientale, diceva, anche un viaggio mille miglia inizia con un primo passo, e speriamo che sia quello giusto. Può darsi che da qui a breve ci si rincontra con un tavolo di concertazione e andiamo avanti. Presidente, io, se lei mi garantisce un po' di attenzione, perlomeno la platea, io non penso di aver disturbato gli altri negli interventi, quindi gradirei che altrimenti. E quindi dicevo, l'amministrazione non è stata a guardare, che cosa ha fatto? Con la delibera numero 266, il 10 settembre del 2014,
aventi ad oggetto avviso di manifestazione di interesse dell'ASL CE del 31/7/2014, aventi ad oggetto valorizzazione del complesso immobiliare denominato della Maddalena, sito in Aversa, la via Linguidi, atto invito. E leggo, diciamo, ancora l'uccello, soltanto alcuni passaggi per farvi rendere conto che molto spesso ci si interviene senza sapere forse nemmeno di cosa si parla. Ebbene, la giunta municipale di questa amministrazione diceva: presa visione dell'avviso di manifestazione di interesse dell'ASL di Caserta del 31 luglio 2014, avente ad oggetto la valorizzazione del complesso immobiliare, vista la delibera di giunta, visto che il protocollo d'intesa sopra richiamato, il cui schema è stato condiviso con i rappresentanti degli enti partecipati, ovvero sia ASL di Caserta e SUM Dipartimento di Ingegneria di Aversa, è stato avviato un percorso di collaborazione e coordinamento per la definizione e l'attuazione delle azioni e degli interventi di riqualificazione e recupero dell'area in parte dismessa del complesso immobiliare, che nello schema di protocollo elaborato teso alla promozione di ogni utile azione sinergica tra gli enti, gli stessi costituiti concordano nell'accettare anche successivamente l'ingresso di altri enti di qualsiasi modo possono essere interessati alla riqualificazione. E questo è un punto, penso, il terzo che mi accingo a leggere, che è più esaustivo rispetto, diciamo, a quello che si diceva al riguardo della sottoscrizione o mancata sottoscrizione. E si dice che, in virtù di quanto concordato in sede di prima stesura del protocollo, sia ingegneria che architettura e disegno industriale, il sindaco richiedeva al direttore di quest'ultimo l'adesione all'iniziativa per definire in maniera sinergica i primi indirizzi operativi per l'elaborazione, che il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, non voglio dilungarmi oltre perché altrimenti appesantisco ed è loro tardi, e quindi le persone che oggi sono presenti qua penso che hanno famiglie ed è giusto che non li trattengo oltre misura anche per rispetto agli altri. Ma io personalmente, diciamo, una concentrazione di istituti scolastici all'interno del comparto oggi ex Maddalena lo vede. Allora, se vuoi dico la copia della delibera, per favore queste interruzioni facciamo comunque consigliere, se già l'abbiamo interrotto parecchie volte, per favore, ritornando al tema profondo dell'incontro, io, diciamo, l'innesto all'interno del comparto dell'ex Maddalena di una partecipazione di diverse scuole di ordine e grado la vedrei non come, diciamo, una micro realtà chiusa, come è stata definita da alcuni interventori che mi hanno preceduto, ma la vedrei, diciamo, veramente significherebbe vedere quel posto vivere con centinaia e centinaia e migliaia di persone che quotidianamente potrebbero vivere. Questo è il mio auspicio personale per la città di Aversa dell'ex Maddalena. Grazie. Grazie, come dire, alla discussione. Potrei dire strana città, come sempre la nostra, però quando questa dolente città chiama è difficile sottrarsi, anche perché è una città che continua ad avere poca memoria complessivamente, la città politica, la città istituzionale continuano ad avere poca memoria, perché questo problema è un problema antico quanto è stato antico tutto il processo di dismissione dei manicomi in questo paese. Hanno ragione tutti coloro che dicono che in quel pezzo di 170.000 metri c'è un pezzo del, forse il pezzo più importante della storia di questa città, della storia recente, degli ultimi due secoli. Nasce come primo istituto europeo di cura, tra virgolette, della salute mentale. Si deriva dai secoli in cui i matti venivano avviati sulle navi destinate ad essere affondate nei mari. Era la prima volta che la civiltà occidentale si poneva nell'ottica di curare la malattia mentale. Sappiamo quello che è stato la storia dei manicomi. Personalmente mi sono preoccupato anche di scriverci più di una volta a qualche libro di come quella storia ha potuto condizionare la storia della città, l'economia che ha dato a questa città, con migliaia di operatori medici,
guardie, infermiere, amministrativi, e allo stesso tempo come ne ha permeata la cultura attraverso due secoli, una cultura di reclusione, una cultura di chiusura di questa città. E tutto questo va ricordato, perché nel momento in cui vengono chiusi i manicomi, e qui è il primo punto, se non si affronta questo punto, veramente continuiamo a fare la retorica senza memoria. Ah, potremmo farci, ah, come sarebbe bene, ah, perché altrove sì e qui no. Allora, c'è un punto fondamentale. La finanziaria del 95 ha vincolato la destinazione di tutti questi beni dismessi a produrre o in termini di, come dire, ad adeguandum della salute mentale o di vendita per fondi. Cioè il vincolo è che da quei beni bisogna per forza ricavare dei fondi destinati alla cura della malattia. Questo vincolo, a distanza di 20 anni, si è rivelato purtroppo un ostacolo insormontabile. Tant'è che tolto San Giovanni a Trieste e l'isola di Venezia e quel altro caso, sono tutti abbandonati gli ex manicomi. Tutte queste strutture stanno nelle condizioni, forse la nostra sta messa un po' peggio perché noi ci mettiamo sempre qualcosa in più, vedi come è ridotta la Cirsa, il chiostro e tutto il resto. Allora, vogliamo impegnare pubblicamente chi è al governo, in Parlamento, in Regione? Beh, chiediamo che a distanza di 20 anni si avvii una procedura in Parlamento di revisione di questo maledetto vincolo. Perché finché c'è questo vincolo non c'è un ente che ha i soldi necessari per acquisire quella struttura. Sono chiacchiere. Poi dopo, voglio dire, è evidente che bisogna accompagnare una procedura del genere, prevedendo una destinazione per quel bene, perché altrimenti, voglio dire, chiedere di svincolare senza avere un'idea e un progetto, mi pare evidente che bisogna avviarsi anche contemporaneamente su questa strada. E qui le forze vive, le forze ancora speriamo vive di questa città, sono, penso, come sempre disponibili a dare un contributo. Però, sindaco, c'è un altro pezzo, senza altro. Noi veniamo da, come dire, da storie, e la politica per noi ha un linguaggio serio, l'ha sempre avuto, al di là dei tempi e dell'epoca in cui viviamo. E lo dico a ragion veduta, no? Perché la circostanza ormai ha 36 anni. Allora, questo direttore dell'ASL, qui non ci dobbiamo prendere in giro, mi rivolgo pure ai consiglieri dell'opposizione, insomma, che l'opposizione deve fare politica. Questo direttore dell'ASL può prendere in giro una città a dire che è una provocazione? Ma stiamo scherzando? Questi sono atti amministrativi. Può provocare una città come la nostra? Allora, io dico delle due l'una: o questa città non ha più l'autorevolezza e il prestigio da dire a un direttore generale dell'ASL, ma come ti permetti, senza interpellare... Bravo, bravo! Oppure c'è qualche altro problema, c'è qualche problema di prospettiva su questo paese, e allora ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, perché se esistono i progetti che tira fuori Carducci e qualche altra cosa che ho sentito in giro, beh, insomma, degli interessi ci sono. Allora, non ci capita una cosa, consigliere Cavazzi, state libera che sta a revoca? Sì. Ah, e allora, la prima a te, la revoca, perché il 30 settembre ancora non è giunto e ci potrebbero essere delle conseguenze. Allora, mi riesco all'autorevolezza politica del sindaco di questa città di dire a questo signore, una basta l'atto, quell'atto non deve restare cosa vuole, deve revocare la prima immediatamente. Io non lo so, però l'ho chiesto, mi fido, mi voglio avere fiducia in vita, e non basta va revocata la deliberazione del 30 settembre, da qui non ti scappa, deve revocare. Io ci ho fatto un sindaco, ci ho fatto un presidente della conferenza dei sindaci d'Italia, ma chi si sa quale direttore si sarebbe permesso di fare un atto del genere contro una città? Ma dove siamo finiti? Allora, perciò, continuo a dire delle due l'una, da qui non si scappa se la politica è ancora un linguaggio serio. Allora, revoca prima del governo. Secondo, i partiti di governo si vogliono impegnare, i parlamentari, tutti su questo tema. Benissimo, avviate una procedura
che svincoli questi beni. Altro, mi rendo conto delle difficoltà, per l'amor di Dio, in un'epoca di spendere di più come la chiave, con la sanità che viene tagliata, è un po' difficile che il Ministero della Sanità si privi di fondi che potrebbe acquisire con la dismissione di questi beni. Mi rendo conto, voglio dire, nessuno di noi viene a vendere fumo qua oggi, ma questi sono i passaggi obbligati. E anche un richiamo al passato lo deve fare. Noi abbiamo avuto un momento straordinario quando Antonio Ruberti era commissario europeo. Personalmente ho organizzato una riunione a Roma nell'ufficio di Ruberti con Oreste Greco, Alfonso Gambardelli e il defunto, ahimè, poveretto, rettore Mancini. E Ruberti diede la più ampia disponibilità di dirottare fondi europei qua. Si trattava di convocare una conferenza di servizi, non è mai troppo tardi, sono passati 20 anni, ma si può fare ancora. Ministero della Sanità, Ministero dell'Università, Regioni, Comuni, nell'ottica che sto cercando di indicare dello svincolo del bene, con un progetto vero. Come andò a finire con il conto? Che buon Mancino, d'accordo con Gambardella e Greco, ha detto sì, noi siamo appena entrati all'Annunziata a San Lorenzo, abbiamo già speso 1 miliardo di lire all'epoca, se ci avviamo con conferenze di servizi eccetera, passeranno anni e anni, il suo è un po' un sogno troppo proiettato in avanti, noi abbiamo problemi, come sempre in questo paese, la contingenza, l'emergenza, perché noi abbiamo avuto, io dico oggi, la grande fortuna di avere le due facoltà e meglio parlare a chi si batte per avere, a Ruberti, appunto, a Tiberio Cesare, a tutti quanti. Però come sempre dovremmo attrezzarci per le esigenze immediate, annunziare a San Lorenzo e un progetto di un campus universitario, di una facoltà eccetera, eccetera, purtroppo, tranne che a distanza di 15 anni, questo lato di, abbiamo dovuto portare gli studenti nel cinema prima e poi alzare cubi di cemento nella città per fare le aule per gli studenti, mentre lì avevamo tutto quel bene di Dio. Questo per dire come a volte, ancora oggi a distanza di 20 anni, se si avesse un po', no, lo sguardo un po' oltre la punta del proprio naso, le cose potrebbero essere fatte per bene. Allora non è mai troppo tardi, iniziamo oggi, qui sono stati richiamati, stop il giro, ne parlavamo già in un'altra occasione pubblica, ma è mai possibile, il Ministero di Giustizia è il proprietario assoluto di tutto, ha aperto un tribunale. Allora io dico, noi come città, capisco tutto, però tu dici pure, ha ragione, hai cacciato 1.200.000 euro per mettere un tribunale, ah no, come comune, eh? Allora un potere contrattuale lo teniamo. Per dire me, ma almeno le aree dismesse ci fissate a tanto, abbiamo a fare i servizi, i parcheggi al tribunale, alla città, perché un parcheggio lì, se ci riflettete, è su via Saporini, il sabato della domenica, è della città, è per la movita ed è per il centro storico. 1.200.000 cioè le spese che noi come comune ci siamo sopportati per più o meno così, attorno al 1.000.000 insomma. Un po' di potere contrattuale lo abbiamo assunto, grazie a te pure, voglio dire, tu comune sei a disposizione. E allora, contrattare da varie parti con il Ministero di Giustizia, ti ci dai un po' di roba che tu già non utilizzi più, altro che carcere, ci sono fuoco carcere, lo scelto di avere. Queste cose vanno anche queste, ma toccate perché almeno i carceri di fanno nelle periferie da 40 anni in Italia. Da quando iniziarono a fare il calcio di opera, ma lo stesso PG di Reggio Emilia che è stato fatto 40 anni fa in campagna, nella Padania, non al centro di una città. Allora, questo presuppone un'idea complessiva di città, dico, che noi mettiamo in campo. Cioè, come ripianifichiamo, come riqualifichiamo la città con 80.000 metri là, 170 metri là, e ci presentiamo con idee e con progetti seri per ridefinire, io dico, e in questo io coinvolgerei anche qualche altro comune, qualche altro sindaco, l'ho detto già alcuni mesi fa, c'è la Maddalena per la sua collocazione, è evidente che pure da solo è difficile che ce la facciamo, ma se c'è Lusciano e Trento o 200, perché quell'area serve quel comune, ormai la conurbazione ha bisogno di ridefinirsi insieme a tutti gli altri comuni. Io penso che in quest'ottica, coinvolgendo anche gli altri comuni, i parlamentari del governo, dell'attuale maggioranza, il Consiglio regionale, possiamo portare a casa qualche risultato. E io spero, dico che ci muoviamo in questo senso, perché l'ho detto io, le difficoltà che ci sono in questa fase per reperire fondi eccetera.
però questo deve essere fatto. Quindi revoca immediata e avvio seriamente a tutti i livelli di procedure per ridefinire la destinazione o i vincoli di questi beni con il Ministero della Sanità. Grazie. Grazie. Quella di Menini sia una provocazione, anche perché negli ultimi mesi Emi ho dovuto, per forza di cose, anche se mi occupo di criminalità organizzata, occuparmi dei traffici tra l'ASL, la politica e la camorra. Io ho ricevuto da Fattoria Fuori di Zucca una lettera che è arrivata proprio da parte dell'ASL a febbraio del 2013. A firma di Francesco Balivo. Balivo diceva che Fattoria Fuori di Zucca doveva lasciare quello spazio perché era morosa e quindi il contratto non poteva essere rinnovato. Insieme a Giuliano Ciano abbiamo ricostruito tutte le fatture pagate e vi posso garantire che l'unica realtà che paga l'ASL puntuale è proprio Fattoria Fuori di Zucca. Che cosa succede? Presentiamo queste cose all'ASL e dopo due mesi, senatore Romano, io la prego di ascoltare bene questo passaggio, poi le posso fornire tutto. Che cosa succede? Scrive questa lettera all'ASL, una seconda lettera, e dice che questa volta il contratto non può essere rinnovato, questo ben due mesi e dopo due mesi, perché c'è un progetto tra l'ASL, il comune e l'università. Contemporaneamente, io però sono un poco malfidata, qualcuno inviami degli atti dove si parla del Palazzo della Salute Saint-Gobain e dove l'ASL paga 1.200.000 euro ai COP. Non so come fa a pagare ancora i COP che stanno sotto inchiesta con mafia, però l'ASL glieli paga. Scadendo questo contratto, l'ASL su terze società, scadendo questo contratto, l'ASL doveva lasciare questo Palazzo della Salute e arriva una proposta da parte dei Coppola: voi mi date la Maddalena e io vi do in comodato d'uso per 30 anni il Palazzo della Salute. Ecco perché io non credo che quella di Menini sia una provocazione. Poi mi rivolgo a lei, signor Sindaco, e ai carabinieri se ci sono. Questo passaggio non è una riga. Le memorie iniziative si sono poi fermate per intromissioni poco chiare, tanto che l'università ha manifestato esplicitamente delusione e malumore. Io spero che gli interessi particolari possano essere superati. Io vorrei sapere che cosa sono queste intromissioni e chiedo a voi, chiedo dai carabinieri di prendere Menduni, perché Menduni lo deve dire chiaramente. E chiedo inoltre di sapere. Giornalista, io non scriverò una riga su questa cosa, ho già scritto in passato, io pretendo di saperlo, perché l'ASL Caserta e la criminalità organizzata hanno fatto finora comunella con la politica e voglio evitare, se non è ancora successo, che cade anche nella mia città. Questo non lo posso consentire. Grazie. Doveroso da parte sua dirci di persona quello che intendeva fare a seguito di quello che è stato un avviso pubblico, quindi nessun bando, soltanto un'attività esplorativa di ciò che è stato avviato a seguito di un incontro sfociato poi in un documento protocollo poi non sottoscritto. Allora io nel rappresentare i fatti, non avendo ascoltato da chi partecipava a quell'inizio di incontro, di protocollo d'intesa, provo ad immaginare ciò che è accaduto, ciò che è accaduto in base ai fatti. Si sono incontrati ASL Ingegneria e Comune di Aversa e hanno elaborato un documento poi non sottoscritto su cui si doveva ragionare per arrivare ad una soluzione per l'importante area della Maddalena di Aversa. A seguito di quell'incontro, chiuso in un cassetto, quel documento, nel piano triennale viene inserita una somma per
un progetto pubblico-privato di una somma così ingente, al che il proprietario dell'area, o chi la rappresentava insomma come proprietario, fa un avviso pubblico e dice: vorrei esplorare per capire cosa fare e in che modo farlo. Cosa è accaduto in questo frangente di un anno in cui quell'incontro non ha sortito alcun effetto? Dottore De Chiara. Cosa è accaduto a seguito che, a seguito della programmazione stabilita dall'amministrazione comunale di Aversa, che prevedeva nel piano triennale un'ingente somma con un intervento privato misto al pubblico, e qualcosa non è chiaro? Io credo che qualcosa non si è ben chiarito fra gli attori principali che hanno inteso mettere le fondamenta di cosa? Di costruire che cosa? Allora io non voglio assolutamente cadere nel festival delle ovvietà e della retorica e dire giù le mani dalla Maddalena, perché l'interesse pubblico è prioritario a tutto. Senatore Romano, io vi ringrazio della presenza, gli avversari potranno anche avere una contrapposizione naturale nella dialettica e nel ruolo delle parti anche politiche, come la nostra, che è chiaramente di opposizione, però su una cosa ed evidente l'orgoglio, il sussulto di quest'Aula che è presente e numerosa, diciamo, alla discussione odierna, ma su una cosa, diciamo, ci uniamo e non siamo assolutamente tolleranti: quello che è l'interesse pubblico. Su questo noi vogliamo l'impegno del primo cittadino che ha partecipato a quell'incontro iniziale di dire chiaramente in quest'Aula e di sottoscriverlo che l'interesse pubblico è prioritario a tutto. Cancellare dal piano triennale l'intervento pubblico e privato, perché io non voglio avventurarmi in quello che sono le disposizioni tecniche possibili e farsi, perché quella delibera non dice niente. Non dice quali sono le reali intenzioni, dice soltanto esploriamo e vediamo che cosa possiamo fare. Quest'Aula, questi cittadini, la società civile e questi amministratori che hanno chiesto un consiglio comunale aperto, come l'hanno chiesto per tante altre cose, sicuramente non accetteranno cementificazione alcuna, e l'abbiamo dimostrato nei fatti, non dato alcuna pubblicità e denunciando in procura quello che sono stati gli abusi secondo noi perpetrati in questa città, e non ne abbiamo fatto una pubblicità mediatica, perché noi riteniamo che chi fa pubblicità mediatica lo fa soltanto per fare passerella e politica. La nostra politica è quello di sposare unicamente l'interesse pubblico. Grazie, se lo ricordo. Prendere la parola, poi voglio dire intrigato da tutto quello che ho ascoltato, due osservazioni.